durante il lockdown era una rottura di cazzo, non si poteva fare niente. Anche scrivere non era per nulla divertente perché non sentivo gli altri, non vedevo le altre persone, non potevo rubare cose alle persone. E quale miglior scusa per pensare che un po' di creatività sarebbe potuta uscire dal fumare un po' di erba spinella? Io ho smesso di fumare tanto tempo fa, quindi adesso mi ci rapporto come se fossi un settantenne negli anni 60. L'erba di guida, E ho pensato, faccio due tiri di canna, vediamo come sto. Alla peggio starò male, scriverò il pezzo sul fatto che sono stato male. E ci ho messo un sacco di impegno, perché per i primi 20 secondi ho sentito una sorta di ispirazione. Un tiro. Oh, eccolo qua. Io scrivo su carta, non al computer, perché mi vanno insieme gli occhi. Ho preso questo foglio, ho preso una penna e la prima parola che ho scritto, non sto scherzando, è stata Dante. Punto. Così doveva sentirsi. Punto. Poi sono stato 3 minuti a fissare il punto. Wow. Guarda. E mi ero totalmente scordato che quando sei fatto è impossibile tenere il filo del discorso. Sono tutti dettagli. Inizia a scrivere, la scrittura si piega lentamente. Continuiamo a scrivere cose a caso tipo Dante, la Toscana. Non volevo dire questo, ma sì, sarà utile. Come ho conosciuto la Toscana? Il ciclone, Pieraccioni, grandissimo film. Che fine ha fatto Massimo Ceccherini? L'hanno fatto fuori, perché ha bestemmiato in TV. Non come quei due codardi di Pio Amedeo. Perché se volevano fare un pezzo sui tabù in Italia non hanno parlato dei veri tabù, cioè cocaina, raccomandazioni e soldi in nero? Punto di domanda. Ceccherini. Mi sono perso e giuro che ho scritto questo. Devo farmi una sega. Punto. E la tristezza di farsi una sega a 34 anni da fatto. Esci dal bagno, la pressione è zero. La fame che ti devasta, orribile, apri un cassetto tra una Kinder Brios e ti fai passare tutta la tua vita davanti perché non hai il coraggio di fare l'unica cosa che devi fare, cioè... Esperienza orribile. Altre droghe non aveva senso prenderle in quarantena perché, cioè, droghe che si prendono normalmente per ballare, che già non si dovrebbero prendere, però... Non aveva senso perché non puoi andare, non sei a ballare, non c'è la musica fatta bene, non c'è una persona che seleziona la musica di modo che tu ti goda, che ne so, l'MD o cose così, e il rischio era quello di finire attaccati in salotto a delle casse Bose così. Selezionare la musica, sei tu il DJ, quindi vai a pescare nella merda dentro al cervello. Alexa, mettimi Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. E in coda Uomini soli dei Pooh. Madonna, che pezzo. E poi altre droghe ancora che non si devono prendere perché non sono divertenti, ci perdi gli amici, perdi un sacco di soldi. Ovviamente sono a Milano, sto parlando della cocaina. No, non è divertente, non è bella, ti fai un danno. Ma quanto è soddisfacente quando esce la storia su un personaggio, una persona che abbiamo amato tantissimo, che è sparita e scopriamo che si è devastata con la cocaina. Ti dà una soddisfazione. Oh. Se la storia è raccontata bene, tipo se esce un documentario su Netflix che ti racconta il tracollo di un personaggio che hai amato, è una soddisfazione. E più il personaggio è distante e te l'hai dimenticato, più oddio, voglio vedere tutto questo documentario. Se domani su Netflix uscisse, non so, tipo Winnie Pooh e gli anni della bamba, sarebbe una bomba da vedere. Winnie Pooh vecchio, pochi peli in testa, col codino, con l'acqua che racconta dei suoi anni. Ho buttato tutta la mia vita con quella robaccia. Tigro non mi perdonerà mai. Poi compaiono anche gli amici di Winnie Pooh di quegli anni, tipo Morgan. Minchia! Winnie ci stava veramente sotto con la barella, hai capito? Ho provato a salvarlo con la musica, però non ce l'abbiamo fatta. E si vede nelle immagini del trailer una foto di Winnie Pooh e Morgan di fianco a un vassoio con scritto musica, con le righe di coca, con loro...